presentazione dell'ultimo libro di Maria Elena Capitanio, che tocca un argomento molto interessante, come dire, un excursus del movimento femminista, ma anche di un periodo post-femminista, solleticando vari punti. Perché ha creato e ha realizzato questo libro? Beh, in realtà lavorando come giornalista da 11 anni mi sono trovata a scontrarmi in effetti con tante forme di violenza nei confronti delle donne, e molto spesso si tratta di una violenza molto sottile, silenziosa, una violenza più psicologica che fisica, non vere e proprie molestie. Però insomma ho detto, vorrei riflettere sull'identità femminile per capire come la donna può essere più forte e come può aprirsi all'uomo in un dialogo costruttivo, nuovo, però uscendo dai toni facinorosi, aggressivi di tutti questi movimenti che adesso tanto sono famosi, ad esempio il Me Too, che non si occupa tanto delle donne che sono le ultime, quelle normali, ma che si occupa forse di quelle famose. E dunque questo era lo scopo. Non pensa che questo dibattito debba interessare soprattutto l'altra parte, anche l'uomo, perché è un fatto culturale? Sì, io credo proprio tanto in una battaglia che sia dialogica e non rivendicativa della donna verso l'uomo, quindi credo che se troviamo una strategia comunicativa per parlare con l'uomo sia quella la strada, dunque non di chiusura, non di scontro, ma di apertura.